Ciao a tutti, Ciao. ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. In studio Antonella Carrieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene, oggi seppia. Cosa seppia. Abbiamo già pulita. Facciamo ripiena. Facciamo ripiena con delle patate al forno. La passiamo prima però in padella con un po' di cipolla e poi la finiamo di cucinare con le patate. Gli ingredienti sono seppie, cipolla, olio extravergine di oliva, per la farcia abbiamo un po' di mollica di pane, un po' di grana padano grattugiato, uova, aglio, prezzemolo e poi patate, sale, olio e pepe. Cominciamo? Sì. Con il nostro ripieno, mettiamo un po' di mollica di pane, ti puoi prendere un po' la forchettina così. Mettiamo un po' di grana padano grattugiato, aggiungiamo qualche uovo, cominciamo ad aggiungere, è buono? Ma sì. Il pulcino non è uscito. Non è uscito. Mettiamo un po' di prezzemolo, puoi cominciare a girare? Amalgamare, sì. Io metto il pane, quello duro, lo bagno, poi lo strizzo bene bene per fare il ripieno di Però seppia. Parti già da una parte bagnata, molto umida. Infatti. Io perché vai, sto prendi, qua. Vai, maltratta, maltratta. Più maltratti, più si amalgama il pane con formaggio. Mettiamo un po' di aglio tritato. Andiamo a farcire la nostra seppia. Acciaio? Allora. Voglio fare un po' così. Ah, tipo stile. Tipo polpetta. Sì. Così. Tanto è bello giallo. Non ce ne va troppo perché poi si comincia a gonfiare e. Sì, l'uovo pure lo fa gonfiare. Esce un po' fuori la nostra cottura. Mettiamo il nostro sicino. Che ci fa un po' da tappo, no? Così. Mettiamo la nostra. È legata questa? Sì, adesso la leghiamo. Mettiamo la nostra seppia, la nostra testa la infiliamo così e prendiamo un po' di spago. Facciamo un po'. Leghiamo come un salame, no? Facciamo così. Ecco qua, cominciamo, non stringiamo forte. Sì, sennò perché poi quando si cucina esce poi, sì, vero? Si gonfia, sì. Ecco qui, abbiamo la nostra bella seppia legata, non scappa da nessuna parte. Non penso che scappa. Ah, affettiamo prima delle patate così, a rondelle sottile. Con la buccia, mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva, base, mettiamo le nostre fette di patate così come capitano, bene, pizzico di sale. La dovete mettere nel forno, la metti? Sì, questo lo mettiamo a cucinare nel forno, una grattatina di pepe, filo d'olio, lo mettiamo a cucinare a 200 gradi per una quindicina di minuti. A parte, saltiamo e rotoliamo un po' la nostra seppia con la base di cipolla, andiamo a insaporire, no? Andiamo a dare quella parte croccante all'ingrediente. Il rumore che piace a lui, eh? Sì, bello. Ma vediamo se si piange. Ecco qua. Adesso la seppia si va a caramellizzare, no? Si va a saporire di più. Poi, 5-6 minuti che la giriamo, andiamo ad unire alle nostre patate e finiscono la cottura in forno. Lasciamo un attimo così. Prendiamo le nostre
patate. Ecco qui. Mettiamo così. Spargiamo pure un po' di cipolla. Finiamo con un po' di olio extravergine d'oliva. Diamo una tagliata grossolana di prezzemolo. Finiamo un attimo in forno, una ventina di minuti circa. Eppure questa è andata. Eccoci qua. Attendiamo la cottura della seppia, a tra poco. Antonella, sono passati 25 minuti, la nostra seppia pronta. È pronta. Andiamo, andiamo a vedere come è venuta e vediamo di impiattarla. Mi raccomando poi la funzione pirolitica per pulire, che bella, disinfettare il forno. Andiamo a togliere lì, togliamo il nostro spago. Qua andiamo ad affettare adesso piano piano, posizioniamo le nostre patate alla base del piatto. Ecco qua, mettiamo un po' di qua e un po' di là. Ecco qui, senti che profumo pure queste patate. Sento, sento. Aromatizzate con la cipolla. Fai saziare, no? Già di solo con i profumi a me. Andiamo a tagliare, togliamo la nostra parte di osso che ci ho fatto da tappo. Tagliamo rondelle grandi e andiamo a posizionarla. Ecco qui. Diamo un filo di olio di cottura. Io metterei anche la testa divisa a metà, un po' di qua, un po' di là. Un filo d'olio non può mancare mai, rigorosamente extravergine di oliva. Ah, io mi sono saziata a guardarla. Non vi resta che provarlo e vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre ciao su questo canale. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.